Drell sicuro non gioca, no, sicuro non gioca, e in Carlos vediamo perché sul recupero dobbiamo stare attenti perché è un fastidio muscolare e dobbiamo stare attenti per non ripetere stesso infortunio. Onestamente l'unica mia preoccupazione è questa, perché io come allenatore e nostra squadra deve essere aggressiva, deve correre, ma con panchina come adesso in questo momento abbastanza corta, sai, faremo fatica ad andare fino in fondo perché noi abbiamo perso tre partite, tutte e tre partite nell'ultimo quarto. È mia preoccupazione. Ho visto di nuovo tutte le partite, sicuro abbiamo calato con energia in tutte e tre partite che abbiamo perso, abbiamo calato con attenzione in tutte e tre partite che abbiamo perso, non solo in difesa uguale, in attacco, l'ultima partita contro Trento, turnovers che abbiamo fatto l'ultimo quarto, non abbiamo fatto in primo tempo, tirando 0 su 13 in primo tempo siamo stati là, ma alla fine, purtroppo non siamo riusciti ad andare fino al 40° minuto con giuste energie e attenzione. In questo momento, mio pensiero è prolungare la panchina, prolungare con giocatori che ci sono a disponibilità. E questa è una cosa che stiamo provando durante questa settimana e proveremo sicuro là. Vorrei dire che sicuro uno tra i giocatori che fino adesso non hanno giocato poco poco, devono per forza, devono contribuire con qualcosina, con energia, con disponibilità, con attenzione, perché se andiamo nello stesso modo come fino adesso, con sette massimo giocatori, faremo veramente di nuovo fatica. Ma loro onestamente hanno giocatori di talento. Robinson è uno che quando accelera è difficile fermarlo, sai. Bini è un giocatore. Un attaccante veramente straordinario, uno che segna, può segnare. Hunt onestamente è migliorato molto dall'ultima volta che l'ho visto. Adesso non è solo uno che salta e presenza sul rimbalzo, uno che è uguale, sa finire, è veramente migliorato. Wilson lo conosciamo, conoscenza italiana da Torino, da un giocatore completo, alla forte che può aprire campo, che gioca alle spalle canestro. Ci sono giocatori, Baldasso è uno un po' in gara che ha migliorato tanto, Campogrande è uno che sappiamo è un grande tiratore, Cervi è una presenza sotto canestro con suo corpo, con sai, è una squadra di talento, sicuro dobbiamo avere una difesa straordinaria, ma non come non lo so, queste tre partite che abbiamo perso tre quarti, dobbiamo averla 40 minuti. Ognuno che ha visto una partita nella sua vita sa che a noi manca minimo un lungo, okay? Ma non possiamo permettere di spendere soldi, perché dove li troviamo? Non lo so. Non lo so dove li troviamo. Ok, è una situazione così, ho detto non spendere, anzi risparmiare se qualcuno ha qualche soldo di più, mettere a parte per tempi che sicuro vengono prima o dopo, di nuovo più buoni tempi, come posso dire, sì. E nello stesso tempo dare chance qualche italiano che gioca a B1, non lo so, può essere che c'è uno interessante, uno bravo, che fino adesso non ha avuto chance. Nello stesso tempo, a fare un favore per basket italiano, per futuro, sai, sicuro dovrebbe essere un anno chiusa, un anno di transizione, diciamo, come possiamo dire, un anno di transizione. Se Covid si ferma, ok, per prossimo anno, tornare di nuovo come è stato prima, ma in questa situazione, questo è secondo me peccato,
peccato non avere una programmazione diversa, diversa, perché è tutto diverso. Se è tutto diverso, dovrebbe essere nostro lavoro uguale diverso, nostra programmazione diversa, perché è tutto diverso.